Il Misery Nobità crede ancora nei playoff. Di fronte c'è il CUS Avellino alla palestra Brancaccio. Andiamo a vedere le fasi salienti del match con i ragazzi di D'Angelo, che hanno sofferto un tempo prima di avere ragione della formazione Irpina-Coriacea fino al triplice fischio di chiusura. Attenzione, subito il tentativo dei ragazzi di Carbone con la parata di Di Vico sarà un protagonista del match ancora. Di Vico bravo sul tentativo degli ospiti. Poi il palo colpito dalla Misery Nobità. Il gol dell'avvantaggio con Di Marzo al 22esimo per l'Avellino, la reazione del Misery Nobiltà, il tentativo di Verdicchio con il salvataggio in extremis della difesa ospite, poi altra ripartenza con il Misery Nobiltà che si salva. Splendido questo lavoro di Guglielmo Loassis, sarebbe stato un gol davvero fantastico per l'eterno giocatore del Misery Nobiltà. Qui invece arriva il gol dello 0-2 targato testa al 28esimo, che manda le due squadre all'intervallo della ripresa. È un altro Misery Nobiltà, si vede subito perché palla al centro. Attenzione subito a questa clamorosa chance, il salvataggio sulla linea non ci sta. Il team di D'Angelo viene in avanti, ancora l'occasione, la chance per Antonio Loases, di nuovo la finta, il destro, il salvataggio di Capobianco che nega il gol al suo compagno di squadra. Poi ancora questa manovra insistita dei padroni di casa che vogliono il gol per rientrare in partita, lo trovano con Capobianco al 37esimo minuto di gioco. Qui la chance ancora per l'Avellino con uno straordinario Di Vico tra i pali. Di nuovo Misery Nobiltà con il gol di D'Angelo, sempre puntuale al 39esimo per il 2-2 dei padroni di casa, che a questo punto vogliono la vittoria. Il sinistro splendido al 42esimo di Antonio Loassis per il sorpasso dei casertani con il Misery Nobiltà che sente la partita in pugno, il tentativo e poi il salvataggio del portiere Irpino. Ancora Misery Nobiltà in avanti con quest'altra chance di Riso e poi ancora il miracolo di Di Vico tra i pali. Non è finita, ancora una chance per l'Avellino con Di Vico che dice di no alla formazione di Carbone. Verdicchio sul calcio di punizione realizza al 49esimo il gol del 4-2 che sembra poter chiudere il match, ma non è così perché trova il gol del 4-3 d'Argenio al 59esimo. Si soffre fino al triplice fischio di chiusura con il Misery Nobiltà che si proietta ancora in avanti, rischia sulle ripartenze. Di Vico blinda la porta anche in questa circostanza monumentale, il portiere del Misery Nobiltà, e alla fine Capobianco al 59esimo fissa il punteggio definitivo sul 5-3 per la vittoria dei casertani, che continuano a sperare in una clamorosa rincorsa ai playoff. E nella partita che comunque per noi è stata dal primo minuto con intensità altissima, avevamo dei ragazzi e poi alla lunga si è vista, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, il secondo tempo c'è stata la reazione loro a inizio ripresa, poi niente, ha prevalso sicuramente l'esperienza e la maturità che c'era in campo da parte loro, in un campo che comunque noi normalmente giocando in un campo più grande non siamo abituati, però non c'è nessun problema, c'erano tanti ragazzi in campo. Abbiamo giocato per quasi tutta la partita con due o tre juniores, quindi voglio dire, sicuramente è una partita che per loro significherà tanto in termini di crescita calcistica. Allora, volevo dedicare il gol alla società, ai dirigenti che hanno sempre creduto in me, al mister e a Medeo, un tifoso particolare. È stata una bella partita, siamo partiti come sempre bene, poi i due gol di svantaggio, ma come al solito, visto che comunque siamo una squadra, siamo un gruppo, siamo riusciti a risalire, a vincere la partita e a portare i tre punti a casa, tre punti fondamentali per la lotta ai playoff. Ci crediamo fino alla fine, poi si vedrà.